Il caffè viene preparato al momento, versato in un termos e portato al quinto reparto del carcere di Voghera. È la mattina del 20 marzo 1986 e il detenuto che sta per fare colazione, Michele Sindona, un finanziere siciliano un tempo potentissimo, ora caduto in disgrazia, due giorni prima è stato condannato all'ergastolo. Sindona versa il caffè in un bicchiere di plastica. Contrariamente al solito, non lo beve in cella sotto gli occhi delle guardie, ma entra in bagno, dove sparisce alla vista degli agenti per qualche secondo. Quando esce barcolla e ripete due volte «Mi hanno avvelenato, mi hanno avvelenato!» Poi si accascia sul letto. Viene portato in ospedale, dove muore due giorni dopo. Quel caffè era un caffè al cianuro. Secondo le inchieste e le ricostruzioni, quello di Sindona è stato un suicidio mascherato da omicidio. Con un colpo di teatro beffardo saluta questa terra un personaggio scaltro, ambiguo, compromesso con la criminalità. Michele Sindona, la tessera numero 501 della loggia massonica P2. Eccoci, cominciamo. Abbiamo cominciato con l'inizio della puntata di Qui si fa l'Italia, a cui si ispira questo incontro, una puntata sulla P2 e sulla figura di Tina Anselmi, che appunto la P2 ha cercato di indagare e di scoprire. E prima di cominciare però dobbiamo fare partire la sigla. Sì, diciamo, sono molto scaramanti, come la tradizione. L'abbiamo sempre fatto. Eccola qua. Io sono Lorenzo Pregliasco. Io sono Lorenzo Baravalle. E questo è Qui si fa l'Italia. Eccoci, dovevamo farlo per un altro per continuità con le altre serate. Esatto, assolutamente. Grazie davvero di essere qui, grazie al circolo che ci ospita. Questa è la seconda tappa di un ciclo di quattro incontri a marzo, il 16 marzo, data importante della nostra storia. Parleremo di Aldo Moro, del caso Moro, nell'anniversario della strage di Via Fani. E poi ad aprile ci sarà l'ultima serata, l'ultimo incontro, parleremo della strage di Bologna del 2 agosto 80, una delle puntate della seconda stagione in Cui si fa l'Italia. Abbiamo cominciato questa serata raccontando la fine della vita, dell'esistenza di questo signore che vediamo anche qua. Michele Sindona, uno dei non pochi associati, iscritti alla loggia P2, e ti chiederei, Lollo, di raccontare qualcosa sulla figura di Sindona. Naturalmente potremmo parlare due ore soltanto di lui, però insomma, e quindi usiamo due esempi e la chiudiamo qua. Difficilmente sarebbe una serata piacevole, però ecco, andiamo più veloci su di lui. Ma no, per capire Sindona e per raccontare Sindona bastano due episodi. Lui è un faccendiere, un uomo mischiato con pare il Vaticano, la criminalità, Cosa Nostra, i servizi segreti anche stranieri. E per raccontare però questa figura basta raccontare del 1979, quando due anni prima della scoperta degli elenchi della P2 era sotto processo a New York per il crack bancario della Franklin Bank, in cui lui era coinvolto. Era sotto processo e per sfuggire al processo finge un rapimento al punto che si fa portare in Italia, invia delle lettere alla famiglia, ai parenti, all'avvocato, per confermare e rafforzare questa tesi del sequestro, e si fa sparare ad una gamba. Poi si fa prendere, si fa riportare a New York e si fa ritrovare in una cabina telefonica di New York. Personaggio piuttosto particolare e spregiudicato. L'altro episodio per raccontare quest'uomo terribile è sicuramente la figura di Giorgio Ambrosoli, un uomo per bene, come tutti lo definivano, che si è trovato in mano i faldoni della bancarotta di un'altra banca di investimenti, di un'altra banca privata, sempre associata a Michele Sindona,
Ambrosoli aveva capito che c'era qualcosa che non funzionava in quella banca, aveva capito che c'erano degli affari sporchi, aveva capito che c'erano delle connivenze con la criminalità. La moglie gli chiese di lasciar perdere, lui disse no, devo andare avanti per il bene dello Stato, lo devo portare alla fine. Michele Ambrosoli arrivò al punto... Giorgio Ambrosoli. Non facciamo dei mix impropri. Giorgio Ambrosoli arrivò al punto di ricevere queste telefonate che vi facciamo sentire e leggere, perché è un po' più semplice. Cornuto è un bastardo che a pochi giorni dalla consegna della sua relazione viene ucciso con 4 colpi di pistola da un sicario della mafia americana, che si scoprirà poi essere al soldo di Michele Sindona. E tra l'altro, diciamo, il motivo per cui Michele Sindona era all'ergastolo nel momento in cui muore con quella tazzina di caffè misteriosa, il motivo per cui è stato condannato era precisamente l'assassinio di Ambrosoli. Siamo nel 1979 quando Giorgio Ambrosoli viene assassinato. E in un certo senso questa vicenda che abbiamo appena visto, appena sentito, di Michele Sindona e di Ambrosoli si lega un po' al protagonista o a uno dei protagonisti di questa puntata. Perché, e leggo dalla puntata, durante le inchieste sullo spregiudicato finanziere d'avventura siciliano, Michele Sindona, i magistrati di Milano si imbattono spesso in un personaggio strano legato a Sindona. È un imprenditore che ha una 60 d'anni e che opera dalle parti di Arezzo, in Toscana. Il suo nome è Licio Gelli. Licio Gelli è una figura ambigua, misteriosa, inavvicinabile. E questa immagine, una foto che ha fatto abbastanza la storia, no? Ne parlavamo prima. Lollo, questa sì. È una delle immagini forse più note di Licio Gelli, che appunto viene sostanzialmente beccato, no? viene individuato durante le indagini su Sindona. Come quando cerchi qualcosa e trovi qualcos'altro. Esattamente. Ed è una figura molto difficile da inquadrare, che è difficile da definire. Lui, diciamo, è stato volontario da molto giovane, quando aveva 19 anni in Spagna, nella guerra civile, dalla parte dei fascisti di Franco. Poi in Italia aderisce ai gruppi universitari fascisti, quindi diciamo alla gioventù in un certo senso fascista. Si arruola tra i repubblichini, quindi diciamo i militanti della Repubblica di Salò, che era la Repubblica fedele a Mussolini e Hitler dopo l'8 settembre. Poi improvvisamente si riscopre antifascista quando le cose iniziano a mettersi male. Si dice che, insomma, abbia fatto il doppio gioco, no? Con gli alleati, con i fascisti. Collabora forse con i servizi segreti alleati, questo, diciamo, è un elemento che aggiungiamo. E poi dopo la guerra, insomma, si avvicina al potere politico in un certo senso, diventa collaboratore di 2 parlamentari della DC vicini a Giulio Andreotti, diventa, questo è un episodio interessante, diventa direttore di uno stabilimento che produce materassi a Frosinone, quindi non propriamente uno dei luoghi più rilevanti della politica italiana, ma 1960, quando questa ditta di materassi di Frosinone viene inaugurata, partecipa lo stesso Andreotti, che è ministro della difesa, a quell'inaugurazione. Però partecipa, tu lo sai, feudo elettorale. Esatto, era il suo feudo elettorale, partecipa un cardinale. E Gelli è considerato e descritto
come l'uomo che collega tutti. Questa è una frase di un parlamentare del movimento sociale che è piuttosto efficace, direi, nel raccontare la sua figura. Qui dobbiamo dire una cosa che credo sia importante, diciamo, perché effettivamente quando arriveremo tra un attimo a parlare di questa famosa loggia P2, non dobbiamo pensare che la loggia P2 sia rappresentativa di tutto ciò che è massoneria. Nella puntata, tra l'altro, ne parliamo abbastanza lungo, cioè proviamo a raccontare... Ma sì, ma anche perché, no? La storia della massoneria parte dagli inizi del Settecento, qui parliamo della fine del Novecento, quindi ha una storia di un certo tipo. La massoneria è da subito, potremmo dire, osteggiata da un potere che è quello della Chiesa, spaventata da una simbologia molto definita che è quella dei puratori, la livella, il compasso. Non è una dottrina, ma è un metodo, questo la massoneria ci tiene a specificarlo, un metodo di libera condivisione e di libera discussione tra uomini. Non c'è un carico religioso su questo istituto, al punto che non è solo osteggiata dalla Chiesa, ma è osteggiata da un'altra grande forza del Novecento, poi, che è il fascismo, perché Mussolini, ancora prima di mettere al bando i partiti, mette al bando la massoneria. E diciamo, la cosa che dobbiamo ricordare è che appunto massoneria è tante cose diverse, ci sono organizzazioni di ispirazione massonica, diciamo, dedite a filantropia, scambio culturale. E tra l'altro un aspetto curioso, nel senso che effettivamente magari vi sarete chiesti tante volte: ma perché il compasso, no? Ma perché la livella? Perché la massoneria nasce, il nome stesso massoneria, Freemasons, no? Nasce come luogo di condivisione dell'arte edilizia. E quindi inizialmente aveva questo connotato che poi ovviamente cambia, ma insomma è importante ricordare, prima di arrivare nel dettaglio di che cos'era la P2, che diciamo la massoneria, no, è tante cose diverse, non possiamo ricondurla unicamente a ciò che adesso scopriremo meglio, cioè questa loggia segreta, occulta di nome P2. Pertini stesso, cioè, aveva specificato in un'intervista alla RAI, aveva detto: la P2 è qualcosa di schifoso e terribile che nulla ha a che vedere con la massoneria. Questo me lo ricordo molto bene, mi ha colpito molto di questo passaggio di Sandro Pertini. Insomma, quello che accade è che collega, no, la figura di Licio Gelli, questo imprenditore, faccendiere, a ciò che poi diventerà lo scandalo P2, è che nel 70 Licio Gelli viene incaricato di riorganizzare la P2, che era una loggia massonica, e inizia a reclutare adepti nella politica, nel giornalismo, nelle forze armate, nei servizi di intelligence, e diciamo che in questo senso lui è non proprio il fondatore, ma il costruttore di ciò che effettivamente noi poi interpretiamo e consideriamo P2. Come per Sindona c'è un passaggio che riassume molto bene la figura di Licio Gelli. C'è addirittura in questo caso è un'intervista uscita sul Corriere della Sera un anno prima della scoperta degli elenchi. La leggiamo? Leggiamo il passaggio del podcast che la racconta. C'è anche una piccola sorpresa finale, ma chi di voi ha sentito la puntata già la conosce. A ottobre del 1980, mesi prima della scoperta degli elenchi, era apparsa sul Corriere della Sera, a pagina 3, un'intervista a Licio Gelli. Il titolo era: parla per la prima volta il signor P2, il fascino discreto del potere nascosto. Gelli veniva descritto come capo indiscusso della più segreta e potente loggia massonica. È un'intervista molto interessante se pensiamo a quello che verrà fuori poi mesi dopo. È molto importante anche per capire i linguaggi, i sottotesti, la sfuggevolezza del personaggio Gelli. Quando l'intervistatore gli chiede il suo orientamento politico, Gelli risponde: mi è capitato spesso di non ricordarmi nemmeno il mio nome. Non pretenda che mi ricordi il mio orientamento politico. Gli chiede che cos'è la P2 e Gelli prontamente: si tratta di un centro che opera per il bene dell'umanità. Una domanda è sui servizi segreti e della P2, e Gelli svia: non ricordo chi fa parte dell'istituzione. Davvero la P2 è il potere più grosso della Repubblica? Gli chiede il giornalista.
Io annovero moltissimi amici, sia in Italia sia all'estero, ma tra l'avere amici e avere il potere ci corre e molto. Il maestro venerabile afferma che se mai fosse eletto a capo dello Stato, opererebbe una completa revisione della Costituzione. Alla domanda «Cosa vuol fare da grande?» Gelli dice che rispondeva «Il burattinaio». Il giornalista commenta «Quella che leggiamo è solo una delle sue facce, le altre sono celate in qualche parte del mondo». L'intervista, abbiamo detto, è molto interessante, ma è significativa l'identità dell'intervistatore. È un giornalista già molto noto, infatti. Ha scritto il testo di Se telefonando, una delle canzoni più famose di Mina. Si chiama Maurizio Costanzo ed è la tessera 1819 della Loggia P2. E questo ci dice, diciamo, anche della penetrazione che la P2, che adesso proveremo a definire e a raccontare, ha avuto in quella fase della vita pubblica italiana in tanti settori, incluso il giornalismo, incluso il mondo dell'informazione. Poi accade qualcosa, accade praticamente, anzi circa un anno dopo, poco meno di un anno dopo questa intervista, che è del maggio del 1980, succede che due magistrati, i magistrati che avevano scovato il nome di Licio Gelli durante le indagini su Michele Sindona e sul crack del Banco Ambrosiano, i due magistrati che qui vediamo, Colombo e Turone, Colombo che poi sarebbe stato noto anche per, diciamo, indagini successive di una decina di anni dopo. Ed è incredibile, non si trovano immagini di Colombo e Turone insieme. Insomma, sono loro due. Ecco, questi due magistrati, insomma, decidono di fare qualcosa, no? Ma è molto interessante perché dicevamo prima, quando cerchi qualcosa e trovi qualcos'altro. Loro si imbattono in queste agende di Sindona e trovano continuamente questo nome di Gelli. Ci sono 4 recapiti sotto il nome di Gelli. Un giorno allora decidono di far scattare una perquisizione generale su tutti e 4 gli indirizzi, ma senza avvisare nessuno, perché avevano paura di fughe di notizie. Quindi si prendono dei finanzieri, la Guardia di Finanza, e cominciano a girare tutti questi 4 indirizzi. Vanno al primo, non trovano nulla, vanno al secondo, non trovano nulla. Arrivano al terzo, Villa Vanda, la famosa villa di Licio Gelli nelle campagne di Arezzo, bellissima, e non trovano nulla. Arrivano poi, l'avevano lasciata per ultima, in buona sostanza non ci credevano probabilmente neanche loro, a Castiglion Fibocchi, siamo vicini ad Arezzo, c'era una ditta di abbigliamento, la Giole, in cui Licio Gelli aveva un ufficio. Voi vi chiederete perché aveva un ufficio in una ditta di abbigliamento fuori Arezzo. E non era neanche feudo di Andreotti. Vale. Esatto. Arrivano in questa ditta di abbigliamento e perquisiscono, non trovano nulla, ma vedono una cassaforte, non riescono ad aprirla. C'è la segretaria, la signora Carla, se non ricordo male, di Licio Gelli, che gli dice: guarda, io non so nulla, non ho la chiave, grazie, arrivederci. Quando sta per uscire dicono: ma aspetti un secondo. Le prendono la borsetta, perquisizione, e trovano la chiave della cassaforte. Dentro la cassaforte trovano quello che nessuno di loro si sarebbe aspettato. Oggettivamente non stavano cercando quello, e si trovano davanti a delle liste. E cosa c'è in quelle liste? Ci sono tanti nomi, i nomi degli aderenti a questa loggia segreta di nome P2. Sono 962 nomi. Qui partiamo con un elenco di numeri e nomi, ma stiamoci dietro perché fa caponare la pelle. 119 ufficiali delle forze armate, tra cui 22 generali dell'esercito, 5 generali della Guardia di Finanza, 12 generali dell'Arma dei Carabinieri, 4 generali dell'Aeronautica, 8 ammiragli della Marina Militare Italiana. Ci sono 22 dirigenti di polizia, 5 prefetti, 44 parlamentari, 3 ministri in carica, 30 giornalisti, 128 dirigenti di aziende pubbliche, magistrati, diplomatici, imprenditori, tra i quali Silvio Berlusconi. Negli elenchi c'è anche il nome di Michele Sindona, come quello di un altro banchiere, il banchiere di Dio lo chiamavano, Roberto Calvi. Presidente del Banco Ambrosiano, coinvolto in traffici finanziari tra mafia, massoneria e Vaticano, l'anno dopo verrà trovato impiccato sotto il ponte dei Frati Neri a Londra.
ma sui registri nella cassaforte ci sono soprattutto i nomi dell'intero vertice dei servizi segreti italiani. Sono nomi di persone importanti, i nomi degli aderenti a una loggia massonica segreta che si chiama Propaganda 2, cioè P2. E che la P2 sembra arrivare ovunque, appare da subito chiaro anche a chi sta compiendo la perquisizione. A chi sta compiendo la perquisizione, in quella ditta di Castiglion Fibocchi. Al colonnello Vincenzo Bianchi, a un certo punto, mentre sta compiendo la perquisizione, arriva una telefonata. So che stai lì e hai trovato degli elenchi. Sappi che in quegli elenchi ci sono anch'io. Dall'altra parte del telefono c'è un signore che si chiama Orazio Giannini ed è il suo capo, è il comandante generale della Guardia di Finanza. E questo episodio raccontato dai protagonisti nuovamente ci dice, no, di quanto fosse radicata, quanto fosse pervasiva la presenza della P2 nelle istituzioni e in particolare in un comparto molto delicato delle istituzioni, che è quello delle forze armate, dei servizi di intelligence, dell'esercito, delle forze dell'ordine. Qui vediamo alcuni elenchi, alcuni nomi su questi quasi 1000 nominativi che vengono trovati. Questa, se vi interessa, è la ricevuta. E come vedete, sì, un nome assolutamente a caso. Ci sono personaggi dell'imprenditoria, del giornalismo, come dicevamo prima. Quindi non solo figure, diciamo così, istituzionali, ma c'è un po' una bella fetta del potere italiano, no? Del potere politico, del potere economico. E che si fa con questi elenchi? È una domanda che Colombo e Turone si pongono. Perché capiscono di avere in mano della roba che scotta, capiscono di essere in qualche modo anche in pericolo. Si fanno scortare ad una caserma della Guardia di Finanza, prendono questi faldoni, questi 962 nomi, li mettono in una stanza blindata e ci mettono un finanziere armato davanti alla porta. Fanno 3 copie, 3 fascicoli, li nascondono in 3 posti diversi e poi però arriva il momento di doverlo dire a qualcuno. Da magistrati si rivolgono al governo. In quel momento però Sandro Pertini, il presidente della Repubblica in carica, si trova all'estero e quindi decidono di rivolgersi al presidente del Consiglio in carica, Forlani. Qui abbiamo tra l'altro l'immagine, credo, dell'insediamento del suo governo. Questo sì. È il giuramento, vedete Pertini al centro e Forlani alla sua sinistra. È un momento molto particolare. Proviamo a immaginarci la scena. Arrivano questi due magistrati milanesi, uno scapigliato, l'avete visto, Colombo. Arrivano in anticamera e il responsabile di gabinetto che si trovano davanti l'avevano letto qualche ora prima negli elenchi della P2. Ok. Arrivano davanti al Presidente del Consiglio e gli dicono: guardi, è venuta fuori questa cosa, e gli spiegano la gravità della situazione. Subito, oggettivamente, Forlani fa qualcosa che avremmo fatto chiunque di noi. Dice: ma siete sicuri che siano autentici? Cioè, state portando una bomba atomica sulla scrivania, no? Beh, sì, siamo abbastanza sicuri che siano autentici, però gli viene in mente un qualcosa per dimostrargli l'autenticità di quelle liste. Il guardasigilli, il ministro della giustizia, chiamato guardasigilli perché controfirma tutti gli atti del governo. Allora gli dicono: guardi, Adolfo Sarti, 3 ministri in carica, uno era Adolfo Sarti, ministro della giustizia, è negli elenchi della P2. Prenda, ce l'avrà un documento con una sua firma, lo tiriamo fuori, guardiamo se... Vediamo se la firma corrisponde. Ma no, non corrisponde. È abbastanza uguale. Un po' ci assomiglia. Beh no, è proprio uguale, è proprio lei. Però sono fotocopie. Sì, presidente, però gli originali ce li hanno sotto chiave in caserma. Quindi
Questa è una bomba atomica, l'abbiamo detto. Viene fuori il 18 marzo del 1981 e questa bomba atomica si ripercuote nel 17 marzo, scusatemi, si ripercuote nelle pagine dei quotidiani del 18 marzo 1981 così. E non è un errore di slide. Cioè, il giorno dopo, sui giornali non c'è traccia di quello che sta succedendo letteralmente nei corridoi dei palazzi romani, no? Si parla di CGIL a Napoli, si parla di pensioni, di scioperi. Insomma, sul momento non se ne parla. Nessuno sa sostanzialmente nulla di quello che sta avvenendo. Quello che succede è che però dopo, dopo poco, e tra l'altro il giorno dopo il referendum sull'aborto, esattamente il giorno dopo, il governo decide di dire, insomma, che cosa sta accadendo e si apre uno scandalo enorme. Si apre uno scandalo che appunto prima si affaccia così, i primi nomi, no? Sembra quasi un'indiscrezione e poi, come vediamo, no? Diventa lo scandalo più grosso, più rilevante del il periodo. Il giorno dopo la pubblicazione delle liste. Esatto, maggio 81, infatti era subito dopo il referendum sull'aborto. E uno scandalo enorme, tant'è che cade il governo, anche perché c'erano dentro ministri nelle liste. Insomma, è un passaggio che ha una sua rilevanza anche per il paese che eravamo, per la società che eravamo. Perché? Perché dà l'idea a tanti italiani che il vero nucleo del potere non fosse nelle sedi della democrazia, non fosse a Montecitorio, a Palazzo Chigi, a Palazzo Madama, al Quirinale, ma che stesse altrove. Il cuore nero del potere, così diciamo nella puntata, stava altrove, non soggetto ai controlli della democrazia. Ed è qualcosa che colpisce moltissimo l'opinione pubblica in quel periodo. E qui introduciamo una figura che è protagonista del tentativo di capire esattamente che cos'è questa loggia P2, che obiettivi ha, quanto è coinvolta questa ragnatela, no? Come leggiamo, nei gangli dello Stato, della sicurezza, dell'ordine pubblico, delle inchieste su tanti misteri italiani. E, come dire, adesso raccontiamo chi è questa figura che già sapete, cominciando però anche da un elemento importante che dobbiamo dire, cioè P2, centro di potere finanziario, sicuramente, c'erano dentro banchieri legati a scandali finanziari, quindi indubbiamente era un centro di potere finanziario. La domanda a cui si cerca però di rispondere è: ma aveva anche delle ambizioni politiche? Cioè voleva incidere sulla politica italiana questa organizzazione? Ovviamente sì, purtroppo sì. La persona che stiamo per introdurre diceva che non solo la P2 è la faccia scura della luna, lo diceva perché per spiegare che la P2 ha l'obiettivo di sostituirsi allo Stato erodendolo da dentro, mangiandolo da dentro, erodendo le sue istituzioni e sostituendosi a esso. E la figura che adesso raccontiamo è legata a un'indagine che sta per partire. Siamo nel 1981, nel dicembre del 1981. Il Parlamento istituisce una commissione parlamentare d'inchiesta per fare luce sulla loggia P2. A presiedere questa commissione è una deputata democristiana veneta che è stata partigiana e che nel 1976, pensatene, solo nel 1976, è diventata la prima donna a ricoprire la carica di ministro del nostro paese. Prima ministro del lavoro, poi ministro della sanità. E si chiama Tina Anselmi. Tina Anselmi è decisa ad andare fino in fondo, a scoprire la verità. Dice: lo dobbiamo alla Repubblica e al popolo che ci ha eletti. Tina Anselmi è un personaggio, è un gigante della nostra storia, appunto, politica, quello che volete. Lei diventa partigiana perché davanti a lei impiccano
31 persone completamente innocenti che nulla avevano a che fare con affari partigiani, e decide di scendere in campo, di prendere la strada delle montagne con il nome di Gabriella, se non ricordo male. Il suo compito è la staffetta partigiana, e lei racconta che pur non perdendo neanche un giorno di scuola, ci teneva a sottolinearlo, lei si faceva dai 100 ai 120 km in bici tutti i giorni. Prima parlavo a cena di e-bike, ecco, lei racconta di come queste 120 km doveva praticamente cambiare copertone quasi tutti i giorni, aveva i buchi nei copertoni. È stata, come ha detto Lorenzo, la prima donna ministra del lavoro, e grazie a lei c'è stata una legge sulle pari opportunità. Dopo è stata ministra della sanità, e grazie a lei c'è stato l'input per scrivere, per redigere la norma sul Servizio Sanitario Nazionale. Non è proprio una figura minore, ed è il motivo per cui viene messa a capo di questa commissione d'inchiesta, che, come dicevamo, bisogna capire se aveva degli obiettivi politici. Esatto, e diciamo quello che poi avviene a un certo punto, anche qua devo dire non si è mai del tutto capito quanto questo ritrovamento, no, sia stato così casuale o quasi casuale. Insomma, a un certo punto viene ritrovato questo documento che stiamo vedendo, che è intitolato, lo vedete, Piano di Rinascita Democratica. E ha tutto l'aspetto di un documento politico, no? di un manifesto politico in un certo senso. In questo manifesto politico ci sono gli obiettivi politici, per l'appunto, di Licio Gelli e della P2. Sì, qui schematizzavano ciò che doveva succedere allo Stato. Prima, nell'intervista a Maurizio Costanzo, abbiamo sentito che la Costituzione era un abito liso. Gelli usava questa espressione, ci hanno spiegato Anna Vinci, che abbiamo intervistato per questa puntata, amica e biografa di Tino Anselmi, che è un tipico linguaggio piduista, parla a chi deve capire. In questo documento si spiega passo passo come bisogna rivoluzionare lo Stato: abolizione delle province, riduzione del numero dei parlamentari, abbiamo la Camera che ha una funzione politica, il Senato che invece ha una funzione economica, liberalizzazione di tutte le televisioni private e privatizzazione della RAI, ma soprattutto controllo massimo dello Stato sulla stampa. Sì, diciamo che, come abbiamo già visto, la P2 cercava di inserirsi, no, nel controllo dell'informazione, con l'idea che controllare l'informazione volesse dire controllare l'opinione pubblica, avere leve, no, per incidere sul potere. E questo documento è un documento che, per carità, include molte proposte, anche legittime se vogliamo, no? Alcune sono state anche applicate peraltro nel tempo, e non penso per dare seguito ai progetti di Gelli, ma ci sono tante proposte diverse. Un'altra curiosa è che questo documento dice in Italia ci deve essere un partito moderato di destra e un partito moderato di sinistra, no? Deve esserci un sistema più quasi presidenziale, con un potere esecutivo più forte. Ci sono tante suggestioni, tanti suggerimenti, potremmo dire così. Quello che non è chiaro però è se quelle liste ritrovate, quei 962 nomi, sono tutti gli iscritti alla P2. Tino Anselmi a tal proposito dice due cose. La prima è che no, quei nomi non sono tutti gli iscritti alla P2. La seconda, e che colpisce molto questa cosa, dice che Licio Gelli, è sbagliato additare Licio Gelli come l'unico responsabile di tutto ciò che avrebbe voluto fare e che ha fatto la P2. Lei lo chiama un bravissimo direttore generale. La P2 è una piramide con al vertice Licio Gelli, dirà proprio la commissione parlamentare d'inchiesta. Solo che sopra questa piramide ne dobbiamo immaginare un'altra, rovesciata, come a formare una clessidra. Licio Gelli, il venerabile maestro, è il punto di raccordo tra quelli che stanno sopra la piramide rovesciata
che identificano le finalità ultime e quelli che stanno sotto, cercando di attuare gli obiettivi. I nomi ritrovati a Castiglion Fibocchi sono quelli della piramide di sotto. In un'intervista al giornalista Sandro Neri, Gelli avrebbe risposto che l'obiettivo della P2 era governare senza essere al governo, fornire suggerimenti e stimoli. Suggerimenti e stimoli. Ma è proprio il livello politico, quello su cui la Commissione parlamentare e Tina Anselmi vogliono andare fino in fondo. Perché i nomi di Licio Gelli e di altri aderenti alla P2 sembrano comparire in un modo o nell'altro in ogni trama oscura, in ogni mistero italiano. Il sospetto è che la loggia P2, la loggia occulta, orientasse le indagini sugli attentati, sulle stragi, su tutti i misteri della cosiddetta strategia della tensione, da Piazza Fontana alla stazione di Bologna, passando per il treno Italicus. In ciascuno di questi misteri compaiono uomini legati alla P2 e ciascuna di queste indagini è menomata da depistaggi più o meno riusciti. Questa immagine della piramide rovesciata è molto efficace per capire i manovratori e i manovrati, che a loro volta poi manovrano. Mandanti e esecutori, no? C'è però un'altra immagine altrettanto efficace che esce sulle colonne, sulla proprio come editoriale dell'Avanti, giornale socialista. La firma, la vedete piccolina qua in basso, è di un certo Bettino Craxi. Scrive questo articolo dal titolo Belzebù e Belfagor. Belfagor è l'arcidiavolo ed è ovviamente Licio Gelli, fa il nome Licio Gelli, Belfagor, che si adopera nelle sue trame oscure per soddisfare le mire di Belzebù, di Satana, del suo capo. Non fa però il nome di Belzebù. Ciascuno può pensare, no, che sia chi preferisce. Chi preferisce. C'è però una fotografia che ha creato molto imbarazzo, soprattutto perché dopo questo articolo di Belzebù tutti hanno in mente un nome solo. Ce l'hanno in mente tutti. Io non... Peraltro, diamo un contesto, Craxi e Andreotti hanno governato insieme a lungo, non si amavano particolarmente, ecco. Erano personaggi molto diversi nella puntata, sia nella puntata su Andreotti, di cui si fa l'Italia, che è uscita quest'anno, nel 2022, sia la puntata su Craxi, anch'essa uscita nella seconda stagione, abbiamo tracce, no, di questo rapporto difficile, quindi chi lo sa se sono le male lingue. Sta di fatto che molti immaginano che Craxi con quel Belzebù si riferisca proprio a Giulio Andreotti. E Craxi non poteva, soprattutto nell'81, perdere l'occasione per affondare il coltello nel suo competitor politico numero uno alla presidenza del Consiglio in quel momento. Qui abbiamo tratto un'immagine di una delle stragi che abbiamo citato prima, 1974, la strage del treno Italicus, treno che viene fatto saltare in aria tra Firenze e Bologna, una strage di, come dire, esecuzione neofascista, della versione nera, ma una strage su cui proprio la commissione di inchiesta sulla P2 dirà parole molto forti, dirà che la P2 è coinvolta in questa strage, è coinvolta in questo treno che esplode e che peraltro tornerà, perché quando nel 1980 ci sarà il terribile attentato di Bologna, il 2 agosto, saranno molte le connessioni con la vicenda dell'Italicus. E la commissione d'inchiesta sostanzialmente dice che la loggia P2, qui virgolettato, in questo attentato che uccide 12 persone, ricordiamo, la loggia P2 è gravemente coinvolta e può ritenersene anzi addirittura responsabile, in termini non giudiziari ma storico-politici, quale essenziale retroterra economico, organizzativo e morale. Quello che dice la commissione presieduta da Tina Anselmi è che la P2 in qualche modo ha finanziato, ha assistito, ha ispirato la bomba di matrice fascista
che ha fatto esplodere un vagone del treno notturno che andava da Roma a Monaco di Baviera. Ma quindi che fine hanno fatto tutti i nomi della P2? Che fine hanno fatto i nomi della piramide di sopra nell'immagine di prima? Una risposta forse ce la può dare il diretto interessato. Continuano a dire che le liste che sono emerse nell'81 non erano complete, le liste degli iscritti. Lei stesso disse... Ma sa che quelle lì non me le ricordo. Non si ricorda dove stanno o non si ricorda se c'è... Non mi ricordo, ovviamente è difficile, bisogna anche avere una buona memoria. Tante cose non si... Lei ha una buona memoria. Una buona memoria. Però certe cose molte volte conviene dimenticarle, proprio distruggerle, incenerirle. Una volta incenerite non se ne parla più. È il miglior archivio che esista al mondo. Questo. Sì. Quando lei incenerisce qualcosa è la cosa sicura e può dormire tranquilla che si è incenerita. È difficile leggere polvere bruciata, no? Tipico linguaggio piduista, intervista del 2010. È difficile leggere nella polvere di roba bruciata. Chissà che non ci abbia dato un'idea sulla fine che hanno fatto, no? Alcuni di quegli elenchi. Ma diciamo, qui ovviamente noi questa sera possiamo darne qualche tratto, sentendo anche le sue parole, ricostruendone la storia. Naturalmente nella puntata del podcast è molto più esteso, no? Il racconto, certo, della figura di Licio Gelli, che è una figura davvero complicata da inquadrare, qualcuno che sembrava poter dire tutto il contrario di tutto, di contraddirsi costantemente, mentire, dire che non ricorda, poi ricordare, poi dire che in realtà non ricordava davvero. Insomma, personaggio da film, letteralmente da film, scegliete voi il genere di questo film. Figura che poi finisce in prigione in Svizzera, poi scappa. Insomma, è veramente un personaggio dalle mille vite. È semplicemente un gatto. Sì, un gatto che sopravvive a qualunque inghippo, a qualunque tentativo di portare alla luce la verità e la giustizia. Ed è una figura che, come abbiamo visto, diciamo, fino all'ultimo ha contribuito ben poco a diradare i dubbi su quello che è avvenuto in questa stagione così complicata della vita italiana. C'è ancora una cosa da dire e poi ci avviamo verso la fine. Licio Gelli scappa, come dice Lorenzo, in Svizzera, non viene mai processato in Italia, non gli viene data l'estradizione. Quello che però è importante sottolineare è che la commissione d'inchiesta parlamentare, che sta per terminare i suoi lavori, nell'84 li finisce, per volere di Tina Anselmi riceve e interroga in udienza pubblica tutti i politici, perché dice: i politici hanno un dovere, noi politici abbiamo un dovere nei confronti del paese e dobbiamo rendere conto al paese delle nostre azioni. E c'è una teoria che secondo alcuni può aiutare a capire questi anni, queste consorterie occulte, le complicità, i misteri. La teoria che viene definita dei cerchi concentrici, che è una teoria in realtà relativamente recente rispetto a quei fatti. Sì, perché a pronunciarla è Corrado Guerzoni nel 1995. Guerzoni è uno dei più stretti collaboratori di Aldo Moro. In un'audizione della Commissione Stragi propone un modello per interpretare gli attentati, gli anni di piombo, la strategia della tensione. È proprio la teoria dei cerchi concentrici. Dice Guerzoni: per cerchi concentrici, immaginateveli, no? Questi cerchi concentrici, ognuno sa che cosa deve fare. Non è l'onorevole X che dice ai servizi segreti di andare l'indomani mattina a Piazza Fontana a mettere una bomba. A livello più alto si dice che il paese va alla deriva, che i comunisti finiranno per avere il potere. Al cerchio successivo si dice: guarda che sono preoccupati, che cosa possiamo fare? Dobbiamo influire sulla stampa.
Così si va avanti, sino all'ultimo livello, all'ultimo cerchio. Quello che dice ho capito e succede quello che deve succedere. Così, diceva Guerzoni, ognuno non ha mai la responsabilità diretta. E diciamo la chiusura quantomeno del percorso che cerca di scoprire la verità sulla loggia P2, sulla sua influenza sulla politica, ci porta in realtà a una non risposta in un certo senso, no? Perché sì, da un lato la commissione d'inchiesta presieduta da Tina Anselmi ci dice delle cose, dall'altro, no, la giustizia ordinaria, sì, ne dice altre. Arrivano due conclusioni diametralmente opposte. La commissione d'inchiesta parlamentare dice che la P2 sfrutta gli stessi meccanismi di protezione e di omertà delle organizzazioni terroristiche e mafiose. Dice che la P2 ha ricevuto l'appoggio di servizi segreti che hanno creato attorno alla P2 una barriera protettiva. Dice sostanzialmente quello che ci raccontava prima Lorenzo, che la P2 è coinvolta nelle trame oscure del nostro paese, come il Treno Italicus, e cita anche il golpe borghese, il tentativo di golpe. E aggiungo una cosa a proposito di giustizia, che spesso in Italia su queste vicende impiega qualche annetto, no, per arrivare a conclusione. Strage di Bologna, ne parleremo ad aprile, proprio qui in una serata di cui si fa l'Italia. Persino la strage di Bologna, il più grave attentato della storia italiana, 2 agosto 1980, persino la strage di Bologna, almeno nelle conclusioni della procura di Bologna, adesso vi spiego poi perché si parla di conclusioni della procura e non di sentenze, persino in riferimento a questo si arriva a dire, la procura di Bologna dice nella conclusione delle sue indagini, che Licio Gelli e altre figure legate alla P2, Umberto Ortolani, Federico Umberto D'Amato, sono tra i finanziatori e o i mandanti occulti della strage del 2 agosto 1980. Perché questa verità, semi-verità giudiziaria, sta solo nelle conclusioni della procura e non in una sentenza? Perché è arrivata nel 2020 e nel 2020 erano tutti morti da molti anni. E quindi è una, come dire, una conclusione di indagine che però non potrà mai essere verità giudiziaria. Ma la verità giudiziaria sulla P2 porta invece a un nulla di fatto, no? Porta a nulla di fatto, siamo a metà degli anni 90 e porta a una soluzione sostanzialmente tombale per tutti gli iscritti alle liste, per i reati più gravi. Come abbiamo detto, Licio Gelli non è stato rimpatriato dalla Svizzera, perché la Svizzera ha concesso l'estradizione per tutti i reati, ma non per quelli di carattere associativo, che era come dire: processiamo un piromane, ma non per i reati che hanno a che fare col fuoco. Siamo un po' pochi anni dopo, nella Cassazione non ha tempo di esprimersi perché va tutto in prescrizione, e quindi finisce così la vicenda giudiziaria della P2 con delle assoluzioni. E chiudiamo con diciamo la nostra parte con la lettura della fine della puntata di Qui si fa l'Italia, poi avremo un breve estratto che vi invitiamo ad ascoltare insieme a noi. La storia torbida della P2, delle connivenze, dei depistaggi, dei giri di soldi sporchi, sembra una storia irrimediabilmente italiana, fatta di mezze verità e di inchieste che conducono a esiti divergenti, abitata da consorterie più o meno lecite, da personaggi che sembrano scritti per una serie TV, per quanto trafficano, millantano, dissimulano. Quella della P2 è una storia esemplare di cambiamenti auspicati o scongiurati, che si intrecciano e che sembrano annullarsi a vicenda. Una loggia segreta che vuole deformare le istituzioni e la democrazia, ma che cerca anche di destabilizzare per stabilizzare, di arrestare il cambiamento, per non disturbare sistemi di potere, centri di interesse, legami, affari. Qualcuno ha scritto che la loggia P2, la sua brama di potere, il suo cinismo, sembrano richiamare
una massima che si ritrova nel romanzo Il Gattopardo. Bisogna che tutto cambi perché tutto resti com'era. Per Gelli e per i suoi sembra che tutto debba muoversi perché tutto rimanga immobile. Non sono parole al vento, sono le parole di una donna che aveva a cuore la verità e la Repubblica, che si chiamava Tina Anselmi. Politica la fai per il paese, la fai per la tua gente, la fai perché cammini. Se io con una carità ti do una pagnotta, ho tolto la fame a una persona. Quando io faccio una legge giusta, io risolvo il problema di 1000 persone. Quando quella notte abbiamo varato la legge di tutela della maternità ed eravamo lì in guerra con l'orologio perché dovevamo votarla prima che il Parlamento chiudesse i suoi lavori, beh, quella notte con le colleghe di altri partiti siamo andati fuori, abbiamo svegliato un oste che aveva l'osteria vicina, abbiamo detto fuori che dobbiamo brindare. Brindare a che cosa? Si era affermato un principio con quella legge: tu madre hai il diritto di essere tutelata, ti voglio tutelare. Non è una piccola cosa. Ed ecco Tina Anselmi. Grazie a tutti voi.